Prima udienza del caso Palermo, la procura ha chiesto la retrocessione in C del club rosanero per presunte irregolarità gestionali legate ai bilanci dal 2014 al 2017. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale è attesa tra lunedì e martedì. Non è affatto un dettaglio. Il Pescara in pugno ai playoff, per l'aritmetica basta un punto. La vittoria per la certezza del quinto posto, che potrebbe diventare quarto con tutti i vantaggi del caso, semifinale playoff e non più turno preliminare. Se il Palermo dovesse, per i fatti già ricordati, scivolare in C, i legali del club siciliano hanno tuttavia chiesto l'improcedibilità, sostanzialmente per decorrenza dei termini. Per il TFN, insomma, uno scoglio non di poco conto da superare. Di certo playoff e playout slitteranno di 2 settimane. Pescara Salernitana, 90 minuti, gli ultimi della stagione regolare, tutt'altro che banali. I campani si giocano tutto quasi, il pareggio darebbe loro la certezza almeno dei playout. Con la vittoria sarebbero salvi. Biancazzurri privi di Del Sole, Melegoni e dello squalificato per rotta. Dopo un mese e mezzo torna Ugo Campagnaro, che tuttavia dovrebbe ripartire dalla panchina. Il probabile 11: Fiorillo Trepali, Balzano, Bettella, Scognamiglio e Del Grosso in difesa. A centrocampo Bruno Brugman e il rientrante Memusciai. Davanti Marras e Sutil, a supporto di Mancuso. Così Beppi Pillon, che festeggia le 500 panchine tra i professionisti. Per essere certi bisogna vincere la partita per arrivare ai quinti, cioè questo è il ragionamento che dobbiamo fare noi. Dobbiamo pensare esclusivamente alla partita, è quella, concentrarci su quella. Non vogliamo radionine, non vogliamo che ci siano telefoni accesi, non vogliamo sapere il risultato, dobbiamo essere concentrati solo su quello che facciamo sul campo. Sì, io credo che degli obiettivi li ho raggiunti nella mia carriera, ne ho raggiunti parecchi, nel senso ho vinto 5 campionati. Ho avuto la fortuna di andare in Coppa UEFA col Chievo, di fare i preliminari di Champions. Io conto anche, non saranno contate, ma conto anche il Salvarosa che ho allenato in promozione, che siamo arrivati secondi. Conto anche il Bassano che siamo arrivati terzi in Nazionale Dilettanti. Conto anche il Treviso che ho vinto il campionato Nazionale Dilettanti, siamo andati in C2, che poi mi ha vinto la C2, che poi mi ha vinto la C1, che ad Ascoli ho vinto, che a Treviso sono tornato, siamo andati in Serie A. Ero a casa l'anno scorso, ho detto, beh, ormai di me non ci penserà più nessuno, a parte Repetto ci ha pensato lui, perché io devo dire grazie a Repetto che mi ha portato qua, sinceramente, perché è stato lui che mi ha voluto tutti i costi. A Carpi, quando ha sfiorato i playoff, no, subentrando a Vecchi, insomma. Sì, quando 3 mesi e poi lì è stato completamente dimenticato dalla B, se non ci fosse stato il Pescara. Ma guardando, cioè proprio, eh sì, che lì avevo fatto benissimo, perché a Carpi avevo fatto veramente cose, una media di 2 punti a partita avevo fatto. Assolutamente. Eppure una cosa è certa, Santi in paradiso io non ce li ho, questo è poco ma sicuro. Stagione a dir poco travagliata per la Salernitana, che avrebbe dovuto disputare ben altro campionato. Disastrosa l'era Gregucci, subentrato a Colantuono e destituito dall'incarico dopo l'ultimo KO interno col Cosenza. 18 punti in 20 giornate. Nel girone di ritorno 11 sconfitte, di cui 8 nelle ultime 10 partite. Sulla panchina dei Granata è tornato Leonardo Menichini, che a Salerno ha vinto il campionato di C nel 2015 e salvato il club campano dopo la gestione torrente dalla retrocessione al termine del duplice spareggio con Lanciano. Per la sfida della vita, l'ex vice di Carlo Mazzone si affiderà al più offensivo 4-2-3-1. La probabile formazione: Micai tra i pali, Casasola, Migliorini, Mantovani e Lopez in difesa. Oger, Di Tacchio, coppia di mediani. Diavan Anderson e Jallov esterni. Il brasiliano André Anderson tra le linee, alle spalle del gigante bosniaco Milan Djuric. Indisponibili Perticone, Bernardini, Di Gennaro, Vuletic, Volpicelli e Minala. In panchina gli ex biancazzurri Calaiò, Pucino e Schiavi. Beh, loro davanti sono Jallov, sono veloci, Jallov e poi Djuric, bravo di testa, forte fisicamente. C'hanno una squadra anche strutturata fisicamente, i due centrali sono molto prestanti. Conosco Menichini, so che è un attore molto esperto, molto navigato, sa come affrontare queste situazioni, perciò lo sappiamo che è una partita difficile, lo sappiamo perfettamente, io per primo, lo sanno i miei ragazzi, lo sappiamo tutti, che sarà una partita tosta. Loro si giocano la salvezza, avranno la disperazione dentro, si giocheranno il tutto per tutto, e noi anche.